Buongiorno, buongiorno. Oggi siamo qui alla manifestazione degli agricoltori delle province di Alessandria e di Asti per protestare, per attirare l'attenzione sul problema dell'agricoltura, i costi, ma soprattutto sull'attacco che ormai da molti, molti mesi sta subendo l'agricoltura in Italia, ma anche in Europa. Abbiamo già detto le ragioni, secondo noi, al di là dell'aumento dei costi, che anche questo comunque fa parte del disegno, ma vogliamo sentire dalla viva voce di un operatore dell'agricoltura, il signor Bruzzone, che è un allevatore, un coltivatore, un produttore di carne anche, e la vende al dettaglio qui in provincia, che cosa ne pensa di tutta la questione. Non tanto di questa manifestazione, perché questa manifestazione è sacrosanta, forse è tardiva, ma qual è le ragioni che hanno generato questo movimento di agricoltori? Noi in Italia siamo stati gli ultimi. Allora, innanzitutto noi qua siamo molto uniti e ci vogliamo portare la voce degli agricoltori in Europa. Questo Green Deal ci sta uccidendo, ecco. È un grosso problema, perché comunque sia, ce l'hanno con gli allevamenti, ce l'hanno con l'agricoltura, pagano premi in Emilia per non seminare il mais, ce l'hanno con tutto. In Germania tolgono il gasolio agricolo, quindi noi siamo anche sostenitori di questa protesta tedesca, perché senza gasolio agricolo non si va da nessuna parte. Ma noi tutto sommato non vorremmo neanche premi e agevolazioni, vorremmo un prezzo consono di un prodotto dove si stabilisce i costi di produzione. Cosa che oggi in agricoltura non esiste, perché i mercati sono manipolati. Basta che arrivi una nave dall'estero, che ci butta giù dal Canada, che ci butta giù comunque sia il prezzo a livello nazionale, perché comunque i pastifici corrono là, comprano un grano e il mercato crolla. Sul discorso dei bovini, idem, perché comunque arriva un discorso di importazione a bassi prezzi. Quello che secondo me ha sbagliato la comunità europea è a gestire i mercati, a finanziare i mercati. Cioè, se un paese devi portarli tutti alla stessa parità, stesso livello, diciamo, dovevano comunque gestire con dei dazi qualcosa i vari livelli. Non si può pagare un dipendente in Italia, che ne so, 2000 euro al mese, per poi andare a vedere in Romania o in Polonia che magari ne prendono 800. Quello è già un divario che si è creato, che non va bene, ecco. Dumping. Esatto. Sì, però volevo, queste sono ragioni, diciamo, sacrosante. Certo. Però secondo me e secondo noi che abbiamo anche parlato, certo, a telecamera chiusa, la ragione è un'altra, questo attacco all'agricoltura che si manifesta nell'aumento dei costi, a Tortona non danno il permesso per l'impianto di un allevamento di galline, cioè tutte queste cose sono ammantate di un obiettivo condivisibile, la sostenibilità del pianeta. Chi è che non... Però la sostenibilità del pianeta è anche dovuto a chi come voi, no, curano la terra, ma soprattutto alimentano la catena umana dell'alimentazione. Questa, io vorrei che lei si focalizzasse sulle vere ragioni che c'è sotto, certo, questo attacco. Certo, certo. Le vere ragioni. Allora, bisogna cominciare a focalizzare una cosa, che l'agricoltore e l'allevatore sono i veri custodi del territorio. Iniziando dagli alpeggi, perché comunque li puliamo, abbiamo i bestiame che mangia, non cresce l'erba, non succede incendi come in tanti casi, perché un abbandono degli alpeggi, specialmente in Liguria, quando voi vedete gli incendi, è perché comunque nessuno più ci va su. E lo scopo della comunità europea, iniziando da questa protezione dei lupi nei confronti degli alpeggiatori, è secondo me che loro vogliono stufare tutta la gente che comunque fa allevamento e agricoltura per introdurre la carne sintetica e le farine di grillo e quelle cose lì che in Italia penso che non ne freghi niente a nessuno. E quindi queste cose qui vanno secondo me molto abolite. E un accanimento green, un falso green, falso diciamo, perché comunque sia, non possono venire a parlare di trattori elettrici quando già le macchine hanno dei
dei problemi. Trattore elettrico, 40 gradi in un campo, ma quanto può resistere? Parlare di biometano quando andiamo in una vendita di camion, officina, c'è pieno di macchine rotte perché il biometano non è ancora pronto. Ci sono tantissime problematiche, però l'accanimento è verso l'agricoltura e questo è un gravissimo errore a livello nazionale e per le nostre culture del cibo che abbiamo, perché in ogni regione d'Italia, credetemi, che ha dei valori che sono enormi e il potenziale e non ce l'ha nessuno. Ma non è che sotto sotto questo attacco ci sia il fatto che vogliono importi un'alimentazione alternativa e gestita dalle multinazionali? Sono partiti con i semi OGM. Adesso se non hai il seme OGM, se non lo compri da loro, non puoi più seminare perché quelli che ti danno sono sterili, non puoi farti la sementa, anche le sementi come si faceva una volta, anche il pomodoro. Io conoscevo un nonno di un amico che si metteva da parte quei 4-5 pomodori, faceva seccare i semi e li usava. Quindi, per ritornare, non è che sotto sotto ci sono finalità di questo tipo: carne stampata, carne coltivata, farina di insetti, eccetera eccetera. Ci dica la sua opinione. Quello sicuramente è l'obiettivo che vogliono raggiungere. Finale. Le multinazionali vogliono arrivare a quello, quindi grosse potenze ci costringono ad arrivare a quello, perché quando ti dicono non puoi seminare il tuo grano, quando io mi ricordo molto bene che ci sono agricoltori che avevano dei campi magari in collina dove comunque mettevano un grano che era un buon grano da seme, no? E se lo facevano da soli, erano grani di ottima qualità. Oggi purtroppo il discorso GM, il discorso farina di grillo, il discorso di tutta questa carne sintetica ci porta comunque a questo divario qua, che loro sanno gestire molto bene comunque, perché premio, non premio, ti do se tu fai, e sono cose che non le accettiamo più, basta, noi siamo stufi. Ma non vorrei, perché questi, come ha detto lei, sono delle persone abili e hanno dei burattini, l'elita dei burattini, che sono i nostri politici, sono comunque quelli sul territorio, quelli che comandano sul territorio. Non è che per caso, perché un pericolo è che voi cosa volete? Il gasolio a buon prezzo? Ve lo danno, vi tacitano. Vi danno il gasolio a buon prezzo, se ne stanno calmi per 6 mesi, ci sono le elezioni. E poi ricominciano da capo. Quindi non bisogna cadere in questa trappola. Lei cosa ne pensa? Beh, sicuramente la trappola ci potrebbe anche essere tranquillamente, come già successo in passato, quello è poco ma sicuro. Diciamo che noi la nostra voce è innanzitutto contro l'Unione Europea, che deve sentirci, e vorremmo che le nostre regioni e i nostri politici ascoltassero un po' di più i problemi degli agricoltori. E le associazioni, noi in Italia sinceramente non ce l'abbiamo con nessuno, per carità di Dio, però attenzione, devono imparare a fare i tavoli tecnici, dove comunque noi dobbiamo partecipare molto di più. I problemi sono grandi. Voi dovete pensare che io quest'anno, su 19 ettari di mais che ho seminato, 5 ettari di raccolto sono serviti a pagare l'aumento del gasolio agricolo. Se poi ci mettiamo il concime che era sproporzionato, ci mettiamo tutto quello, i costi di lavoro, io sono arrivato a un certo punto, ho buttato via la carta, non ho fatto il conto economico, se no veramente c'è da chiudere l'azienda, diciamo, ecco, il problema è quello lì. E la cosa importante è che bisogna stare molto attenti, perché se i nostri giovani abbandonano il mondo agricolo sarà molto poi difficile reinserirli, perché è un po' come il reddito di cittadinanza, che comunque ha creato dei ragazzi che non sono stati vicino al lavoro, e quindi adesso farli lavorare sarà un po' difficile perché sono fuori dal mondo, diciamo. Se il mondo agricolo abbandona i nostri giovani, io vi garantisco che l'agricoltura è finita e mangeremo quello che loro vorranno. Quindi avviciniamo i giovani, avviciniamo i consumatori, perché noi questo divario di prezzo tra, non so, faccio una proporzione, 22 centesimi il grano e 5 euro il pane, è una cosa che non si capisce come funziona. Ecco, tutto lì. Va bene, abbiamo saputo, abbiamo anche dalla diretta voce del spostiamo quali sono le vere ragioni. Adesso gli agricoltori ci stanno facendo sentire e noi concludiamo il nostro servizio. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Restate con noi.